Blitz delle forze dell'ordine sul litorale contro l'abusivismo nelle spiagge, parte tolleranza zero. Sospensione e scavazione a Carrara, l'amministrazione comunale in regione per trovare soluzioni. Legambiente appoggia i provvedimenti sull'interruzione dei lavori in cava, tutela anche per i lavoratori. Anonimo benefattore dona un'ambulanza alla Misericordia, domenica sarà disponibile il mezzo super accessoriato. La raccolta differenziata arriva all'estate ragazzi, 3 incontri per avvicinare i bambini alle buone pratiche. Il trittico di statue dedicato ai lavoratori del Lapideo, da sabato a Carrara il Tecchiaiolo di Monfroni. Buonasera a tutti, eccoci di un nuovo appuntamento con l'informazione di Antenna 3. Blitz delle forze dell'ordine questa mattina su tutto il litorale. Le operazioni rientrano nel programma ministeriale Tolleranza Zero, come l'ha soprannominato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, per la lotta all'abusivismo sulle spiagge. Sequestrata nella merce, ma non è stato trovato alcun abusivo. Ma sentiamo i dettagli nel servizio di apertura di Margherita Badiali. Blitz delle forze dell'ordine questa mattina all'interno del programma Tolleranza Zero del Ministero dell'Interno per il contrasto all'abusivismo nelle spiagge. L'operazione coordinata dal prefetto di Massa Carrara Paolo D'Attilio ha creato la sinergia tra Polizia Municipale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia e Reparto Anticrimine della Regione Toscana, che hanno effettuato controlli su tutto il litorale per iniziare un percorso di lotta al commercio abusivo e controllo di ambulanti che si ripeterà nell'arco di tutta la stagione estiva. I vigili urbani sono partiti dal pontile di Marina di Massa con gli ordini del comandante Santo Tavella, dove già in prima mattinata è stato fatto un intervento di sequestro di merce che era stata abbandonata sotto al pontile. Oltre a questa operazione, i vigili urbani hanno anche fatto pulizia togliendo rifiuti sparsi sulla spiaggia. Successivamente si è spostato tutto alla Conca d'Oro, dove alcuni agenti della Guardia di Finanza in Borghese si sono diretti sulla spiaggia per controllare se ci fosse qualcuno che si apprestava a vendere merce contraffatta, un'operazione questa che si è conclusa senza riscontrare nessuna irregolarità. In piazza Bad Kissingen erano presenti anche la polizia ed alcuni agenti del reparto prevenzione crimine della Regione Toscana. La copertura del litorale è stata totale, spostandosi anche in una spiaggia libera in località Partaccia, dove il venditore è riuscito a scappare però senza riuscire a portare via o a nascondere la merce. Si trattava di un telo di circa 2 metri dove erano stesi una miriade di capi di abbigliamento che, dato il peso, l'uomo non è riuscito a portarsi via. La merce è stata tutta sequestrata. I controlli si sono chiusi al parco Ugo Pisa, dove non sono state riscontrate irregolarità di nessun genere. I controlli di questa mattina però non saranno gli unici. Durante tutto l'arco della stagione estiva, con rilevante periodicità, le forze dell'ordine faranno operazioni di contrasto all'abusivismo nelle spiagge. Ma possiamo considerarci soddisfatti, anche se questa iniziativa oggi è stata espressamente disposta dai vertici ministeriali e confidiamo, con le opportune intese con l'autorità di pubblica sicurezza, di poterla effettuare con una periodicità regolare, in modo che si possa dare ai cittadini la consapevolezza che nelle spiagge si può vivere e le si può frequentare in maniera più tranquilla. Noi dobbiamo ottimizzare le risorse non particolarmente cospicue che abbiamo. Siamo ovviamente pronti a recepire tutte le indicazioni e le priorità che l'amministrazione entrante ci vorrà dare. Ovviamente è negli auspici di tutti che quanto prima possibile, quindi probabilmente ormai con l'anno nuovo, si possa effettuare un'azione di potenziamento della Polizia Municipale in termini di risorse umane e in termini anche di materiale tecnologico. C'è il commercio abusivo in strada, quello visibile, evidente e sfacciato, poi c'è quello nascosto che è veramente quello da battere. Questo è quello che il programma Tolleranza Zero, come soprannominato dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, vuole ottenere. Sono in maniera coordinata le forze dell'ordine con anche la Polizia Municipale, quindi la Guardia di Finanza, la Polizia e i Carabinieri, si sono recati su tutta la parte di costa, sulla spiaggia, e hanno fatto dei controlli. Sono state sequestrate alcune merci di venditori abusivi e questi controlli proseguiranno fino a fine stagione perché ci sia ordine e sicurezza sulla spiaggia.
come... Auspico che tutti questi controlli siano deterrenti anche, cioè non è che speriamo di andare sulle spiagge per forza andare a sequestrare, si spera anche che le forze dell'ordine possano passeggiare sulla spiaggia, non trovare niente che non va, e quindi quello è il punto finale, la tutela dei cittadini e dei commercianti che pagano le tasse. Paolo Marcheschi, presidente del gruppo consigliare regionale di Fratelli d'Italia, presenterà una mozione alla Regione Toscana per reperire finanziamenti per i comuni, seguendo la formula utilizzata in Lombardia, finalizzati a migliorare la preparazione e la dotazione dei vigili urbani. La Polizia Municipale non può essere considerata il bancomat dei comuni, afferma Marcheschi. I tagli alle forze dell'ordine e le crescenti problematiche di sicurezza del territorio portano a far assumere più peso alla Polizia Municipale. Proverò a far introdurre la body cam, le telecamere mobili collegate con la centrale operativa che accrescono il livello di sicurezza degli agenti, fornendo al tempo stesso comportamenti controllati sia da parte degli operatori che dei cittadini e permettendo anche di ricostruire gli interventi. Sono tutte azioni che noi di Fratelli d'Italia promuoviamo per garantire la sicurezza dei cittadini. Per risolvere i problemi legati alla sospensione dell'attività nelle tre cave carraresi, l'amministrazione comunale questa mattina si è riunita con la Regione Toscana. Lo scopo dei vari rappresentanti è quello di trovare una soluzione condivisa, tempestiva, che tuteli l'ambiente e anche i lavoratori. Ce ne parla Benedetta Del Padrone. Una soluzione condivisa che nel rispetto della legalità tenga conto della necessità di tutelare l'ambiente e i posti di lavoro. Questo è quanto dichiara l'amministrazione del comune di Carrara, che questa mattina ha incontrato la Regione Toscana, aprendo un percorso comune per arrivare in tempi stretti a una soluzione della vicenda legata alla sospensione delle attività estrattive per le tre cave che hanno asportato materiali fuori dall'area di scavazione autorizzata. A seguito dell'emergenza occupazionale che ne è derivata, l'amministrazione comunale si è immediatamente attivata per avviare un confronto con la Regione Toscana. Infatti questa mattina il sindaco Francesco De Pasquale, l'assessore al marmo Alessandro Trivelli e quella alle attività produttive Andrea Raggi, accompagnati dallo staff dell'ufficio marmo e da legali, hanno incontrato l'assessore alle cave Vincenzo Ceccarelli, il capo di gabinetto dell'ufficio di presidenza Ledo Gori e l'avvocatura regionale. Dall'incontro ne è scaturito un percorso che punta a trovare una soluzione condivisa nel rispetto della legalità e dei rilievi dei carabinieri forestali e che consenta il regolare svolgimento dell'attività lavorativa. Abbiamo sottoposto all'amministrazione regionale il nostro contributo e le nostre osservazioni, chiedendo una collaborazione che ci permetta in tempi veloci di mettere a punto una soluzione su più livelli. Questo è quanto dichiarato all'unisono dagli esponenti dell'amministrazione carrarese in rientro da Firenze. E sempre sulla sospensione delle tre cave si esprime Legambiente. L'associazione ambientalista è soddisfatta dei provvedimenti presi che hanno portato alla sospensione dell'attività nei luoghi di escavazione. E sui 70 lavoratori che rischiano il lavoro, invece, l'associazione richiede una legge nazionale che possa tutelarli dall'essere vittime di irregolarità delle aziende. Le leggi vanno rispettate, chi non lo fa deve subirne le conseguenze. Queste sono le parole di Legambiente che riassumono il pensiero dell'associazione ambientalista in merito alla sospensione dell'attività nelle tre cave di Carrara avvenuta la scorsa settimana. L'avvocatura regionale, su input del Corpo Forestale dei Carabinieri, ha infatti rilevato che nei tre luoghi si scavava oltre il perimetro autorizzato, così il Comune ha provveduto alla sospensione dell'attività. Legambiente, soddisfatta del provvedimento scelto, si sente invece una voce fuori dal coro. Sembra che tutti rimpiangano la vecchia consuetudine di sanare l'illecito pagando una multa da 5.000 a 50.000 euro. Un metodo, a detta dell'associazione, che non ha mai fermato le illegalità delle cave. La sospensione dell'attività di estrazione e l'avvio del procedimento di decadenza dell'autorizzazione ci paiono invece un metodo più efficace per dissuadere i concessionari a non infrangere più la legge, continua Legambiente. Critico poi verso i commenti dell'amministrazione carrarese, che a detta dell'associazione sembrerebbero insinuare il dubbio di promuovere una legge che aggiri quella attuale. Riguardo ai 70 lavoratori che rischiano il lavoro, Legambiente parla di ricatto occupazionale e chiede ai sindacati di attivarsi per chiedere una legge nazionale che tuteli i lavoratori vittime degli illeciti delle aziende da cui dipendono. Una legge nazionale che obbliga a garantire comunque il salario ai lavoratori rimasti a casa, aggravando la sanzione a carico degli imprenditori, ha concluso Legambiente.
La discarica di Cava Fornace torna all'attenzione del Consiglio regionale con una mozione sottoscritta da Giacomo Bugliani, consigliere regionale PD, e dal collega DEM Stefano Baccelli, presidente della Commissione Ambiente e Territorio. Ribadiamo il nostro indirizzo politico, afferma il consigliere Bugliani, cioè quello di procedere più celermente possibile verso la chiusura della discarica, reiterando quanto già sollecitato da una mozione analoga lo scorso dicembre. La situazione, aggiunge Bugliani, è complessa da un punto di vista tecnico-amministrativo, ma intendiamo nuovamente sollecitare la Regione a mettere in campo tutti gli strumenti necessari per scongiurare l'ampliamento di 98 metri e, conclude il consigliere, espletare tutti gli atti necessari da un punto di vista igienico, sanitario, finanziario, fino all'attivazione della via ex post. Colpito dalle attività di prevenzione della misericordia di massa, un anonimo benefattore le ha donato un'ambulanza modernissima e super accessoriata. Domenica prossima, ovvero il 5 di agosto, nel cortile della scuola San Filippo Neri, l'inaugurazione di questo nuovo mezzo. Sentiamo Elisabetta Guenzi. Un'ambulanza Ducato ultimo modello super accessoriata e con all'interno un impianto per la sanificazione è il dono di un anonimo benefattore alla Misericordia San Francesco di Massa, il ricordo di Carlo, così come inciso sulle fiancate del mezzo. Il veicolo risulta essere di ultima generazione, dotato di un materiale speciale autosanificante denominato Purelt, con apparecchiature ed attrezzature che consentono il trasporto ed il soccorso pediatrico sia traumatico che patologico. Come sempre la Misericordia puntato sull'eccellenza sia per la scelta delle attrezzature e dei materiali costruttivi che dell'azienda che ha realizzato il veicolo, azienda leader per la produzione di mezzi di questo tipo, con la quale la Misericordia di Massa ormai collabora da 25 anni. Domenica prossima, il 5 agosto, dopo la Santa Messa celebrata alle 10 nella Chiesa della Misericordia, a cui prenderanno parte le Misericordie della provincia di Massa Carrara e della Versilia, varie associazioni, volontari e molti cittadini, seguirà nel cortile delle scuole San Filippo Neri la benedizione della nuova ambulanza e di un altro nuovo mezzo, ovvero un Fiat Doblò attrezzato per il trasporto disabili. A gennaio, dichiara il commissario della Misericordia Bruno Ciuffi, sono stato chiamato da un anonimo benefattore che, colpito dal lavoro svolto dai volontari della Misericordia e dall'attività di prevenzione sul territorio che stiamo facendo e dopo una grande giornata sempre di prevenzione effettuata in Piazza Aranci, ha stanziato una considerevole cifra per acquistare un'ambulanza super accessoriata, un vero gioiello della tecnologia, con l'intenzione che questo gesto rimanga un esempio ed un ricordo indelebile. Ovviamente, prosegue Ciuffi, grande è stato lo stupore, inoltre giunge sensibile l'attività di prevenzione che stiamo facendo da tempo sul territorio, con oltre 40 specialisti volontari con strumenti d'avanguardia dedicati appunto alla prevenzione, in particolare del rischio cardiovascolare. Infine Ciuffi ha colto l'occasione per ricordare che il volontariato della Misericordia è fondato sulla gratuità. Il fratello di Misericordia, spiega il commissario, riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto. La prevenzione non va in vacanza. È un progetto messo a punto da IABP Italia e dall'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, braccio operativo per le attività di prevenzione dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Negli stabilimenti balneari, da Carrara a Montignoso, sarà distribuito nei prossimi giorni materiale informativo sulle buone pratiche di prevenzione visiva, in modo tale che i frequentatori del litorale possano seguire questi utili consigli anche durante le vacanze estive. L'iniziativa infatti è volta a sensibilizzare la popolazione sui temi della prevenzione, per mettere in evidenza quali possono e devono essere i comportamenti e gli stili di vita utili a conservare una migliore salute generale e degli occhi, in particolare, prevenendo danni anche a lungo termine. C'è la pubblicità, ma ci vediamo dopo per altre notizie. Nel meraviglioso scenario delle cave di Fantiscritti a Carrara, Neri Marcorè e New Quartet in una serata in omaggio a Fabrizio De André. Neri Marcorè, accompagnato da un singolare quartetto strumentale formato da violoncello, violino, flauto e viola, trascinerà il pubblico in un emozionante viaggio musicale attraverso i versi immortali di una delle canzoni più famose, Il Pescatore, di Fabrizio De André.
Neri, Marco Re e New Quartet, cavi fantiscritti, 11 agosto. Il numero dell'Infoline è 0585 04 23 96. MB Garden è l'emozione di vivere la natura. La progettazione fotografica dei vostri spazi verdi, dal parco con piante e olivi secolari al piccolo giardino. MB Garden è la serra, un trionfo di fioriture primaverili, piantine da orto, aromatiche, piante da frutta, vasi, terricci. Un'offerta selezionata, completa e sempre nuova a prezzi incredibilmente bassi. MB Garden, via Aurelia Ovest 295 a Massa. Dalla progettazione alla manutenzione del tuo verde, con sopralluoghi e preventivi gratuiti. Offerte e news su Facebook. Brico Center, è già estate! Non avete ancora visto cosa c'è di nuovo in negozio? Venite con me! Per rinfrescare le tue giornate, scegli il ventilatore che vuoi. E se per rinfrescarti un ventilatore non bastasse, fai un bel tuffo in piscina. E per mantenere pulita la tua piscina, qui abbiamo tutti i prodotti. Ma da Brico Center potevano mancare i fiori? Eh no! Eccoli qui! Da Brico Center trovi tutto, anche di più. E per quello che non trovi, chiedi a noi. Brico Center, Massa, via Marina Vecchia 5. Ti aspettiamo. All'estate, ragazzi, si insegna la raccolta differenziata. Si è svolto oggi il primo dei tre incontri tenuto dagli operatori di AMIA per avvicinare i più piccoli alle buone pratiche ambientali. Sono numerose le domande a cui il personale di AMIA ha dato risposta questa mattina in occasione della prima delle tre lezioni rivolte pensate per i bambini dell'estate ragazzi, il campus organizzato da Pua Pharma. Da oggi fino a venerdì mattina tre sedi del campus, Paradiso, Andersen e Perticata, ospiteranno i dipendenti di AMIA che illustreranno ai bambini i segreti della raccolta differenziata. Grazie alla proiezione di diapositive, attraverso una lezione tarata sull'età dei bambini, che varia a seconda dei gruppi dai 3 agli 11 anni, i piccoli frequentatori dell'estate ragazzi saranno informati sulla corretta modalità di differenziazione dei rifiuti, secondo il metodo usato nel comune di Carrara. Alle lezioni seguiranno giochi e attività legate alle nuove nozioni apprese. Questo è il primo di una serie di incontri rivolti per il momento ai bambini dei campus estivi e più avanti a quelli delle scuole del nostro comune. Commenta così l'assessore all'ambiente del comune di Carrara, Sara Scaletti, che si dice convinta che le buone pratiche debbano essere insegnate sin dalla più tenera età. I bambini, aggiunge l'assessore, sono estremamente attenti e ricettivi, possono essere il veicolo per portare comportamenti corretti e virtuosi anche all'interno delle famiglie. Dobbiamo investire su di loro e continua a stimolare la loro sensibilità ambientale. Naturalmente i frutti di questo lavoro potranno essere colti a lungo termine, ma l'interesse dimostrato questa mattina dai bambini, peraltro molto piccoli, ci appaga e ci fa ben sperare. I ringraziamenti dell'assessore all'ambiente Scaletti e di tutta l'amministrazione di Carrara vanno al personale di AMI e alle operatrici di Pua Pharma, a cui è stato chiesto di portare avanti il progetto anche al di fuori delle lezioni, con l'obiettivo di consentire l'assimilazione delle nozioni apprese durante gli incontri. Il monumento al Tecchiaiolo di Luciano Monfroni sarà inaugurato nella mattina di sabato 4 agosto vicino alla chiesa di San Ceccardo a Carrara. Un monumento che dà compimento al trittico dedicato ai lavoratori del lapideo e rende omaggio ad uno dei mestieri storici e tra i più rischiosi del territorio carrarese. Il monumento al Tecchiaiolo dello scalpellino scultore Luciano Monfroni sarà inaugurato sabato 4 agosto con una cerimonia che inizierà alle 10 vicino alla chiesa di San Ceccardo a Carrara, all'imbocco della città. Si tratta di un'opera progettata nel 1990 e fu donata nel 2014 al comune dall'artista. Portata a compimento dopo lunghe vicissitudini, il monumento nasceva come parte di un trittico di opere dedicate al mondo del lavoro del marmo, che includeva il buscaiol di Felice Batteroni, oggi collocato a Marina su Viale Colombo, e il monumento al cavatore di Alberto Sparapani, che si trova a Colonnata.
La scultura, alta circa 5 metri, non trovava ancora la giusta collocazione e la commissione incaricata, su invito del sindaco e dell'assessore Federica Forti, accogliendo la richiesta del figlio dello scultore Michele Monfroni, ha avviato un percorso di confronto che, attraverso una serie di sopralluoghi e con la collaborazione degli uffici tecnici, si è concluso con l'identificazione di un sito idoneo per la scultura. Luciano Monfroni con questa scultura ha voluto rendere omaggio a uno dei mestieri storici e tra i più rischiosi del territorio, quello del tecchiaiolo, colui che sorveglia e pulisce il fronte cava per eliminare residui pericolanti che potrebbero mettere a rischio la sicurezza dei cavatori. Con l'inaugurazione del tecchiaiolo, dunque, il trittico dedicato ai lavoratori del Lapidio trova finalmente compimento. Alla cerimonia è invitata tutta la cittadinanza e saranno presenti, oltre al sindaco Francesco De Pasquale, a Don Cesare, parroco di San Francesco, e al parroco di San Ceccardo Don Claudio, anche le cooperative di cavatori Canal Grande Lorano e Appian, la cooperativa dei tecchiaioli. Sono già esauriti i biglietti per il concerto di domani, venerdì, della pianista Stefano Bollani a Fantiscritti. Gli organizzatori invitano chi è senza biglietto a non tentare comunque l'accesso all'evento in cava per evitare la creazione di inutili code e disagi logistici. A coloro che invece tempestivamente hanno acquistato il biglietto, ricordiamo che potranno usufruire del bus gratuito che dai ponti di Vara li condurrà direttamente sul luogo del concerto. Fine settimana ricco di appuntamenti per il Summer Sport Festival di Piazza Menconi a Carrara, che quest'anno per la prima volta allestirà in piazza una piscina in cui potersi tuffare. Inoltre, grazie alla collaborazione tra WISP Attività Subacquee e il Comitato WISP Carrara Lunigiana Sport, saranno organizzate lezioni di disegno sott'acqua e prove da palombaro. Inoltre si terranno anche corsi di mini pallanuoto, acqua fitness e ginnastica in acqua, mentre domenica sarà la volta del nuoto sincronizzato. Grazie al Summer Sport Festival, ha commentato l'assessore allo sport di Carrara, Alessandro Trivelli, portiamo in piazza sport che solitamente necessitano di strutture dedicate, permettendo agli spettatori di appassionarsi a nuove discipline. E se invece non amate molto lo sport, ma la meteorologia, ecco a voi le previsioni del tempo per domani. Venerdì 3 agosto il cielo è sereno, poco nuvoloso. Le temperature massime sono in rialzo, i venti deboli o moderati e il mare poco mosso. Sabato 4 agosto il tempo è prevalentemente sereno, il caldo è intenso, i venti deboli o moderati e il mare poco mosso. Tempo stabile e soleggiato nei giorni a seguire. Temperature con punte fra i 35 e i 37 gradi centigradi, venti deboli o moderati e mare quasi calmo. Per ulteriori aggiornamenti visitate il sito www.metapuane.it. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5, ti aspettiamo. Non ci sono altre notizie per questa sera, grazie per averci seguito, vi do appuntamento domani, buona serata a tutti, arrivederci.